sono Enzo Bonasera, Whisky Sicilia. Oggi sono lieto e grato di essere qua presente con la sesta tappa di Conad per quanto riguarda la Sicilia. Io la passo la parola alla nostra amica che spiegherà qual è, diciamo, il senso del gioco del basket, che è uno sport che aggrega disabili e non dotati e dà la possibilità a tutti di poter fare un sano sport. Grazie, passo la parola alla nostra amica. Sono un ex insegnante di educazione fisica, mi chiamo Morale Giovanna e sono da 13 anni che faccio volontariato con i ragazzi superabili di Avola. Sono stata catapultata nel basket e fin dall'inizio sono entrata nell'associazione per aiutare questi ragazzi a poter fare uno sport e a realizzare se stessi. Ho fatto un corso con Antonio Bodini di Cremona, un ingegnere che ha ideato questo sport. Man mano si è sempre più specializzato in questo sport e quindi diverse regole sono state man mano riviste. Siamo stati già a fare un torneo nazionale a Rho, a Cremona, a Montecchio, nel Veneto, e siamo ritornati non proprio vincitori come primo premio, però il secondo e il terzo posto l'abbiamo sempre ottenuto. Nel nord è molto praticato questo sport, da Roma in giù invece siamo risultati solo come squadra noi di Avola. Quindi cerchiamo ora di coinvolgere un pochino la Sicilia ad avvicinarsi a questo sport, quindi portiamo delle dimostrazioni di questo sport in varie città come Enna, Palermo, Catania e così via di seguito. E questo sport, volevo parlare di questo sport perché è uno sport meraviglioso, di quando possono giocare questo sport ragazzi diversamente abili e ragazzi non mototati. Un'altra caratteristica è quella che in questo sport possono giocare tutti, di qualsiasi età e di qualsiasi sesso, quindi maschile e femminile sono una squadra e una squadra mista, mentre normalmente nei campionati c'è la categoria maschile, categoria femminile e le varie categorie come età. È uno sport meraviglioso perché chi si avvicina a questo sport come volontario riesce benissimo a dare a questi ragazzi tante e tante possibilità di realizzarsi e di riuscire in questo sport. E mentre ci sono i ragazzi diversamente abili, che per loro è un sogno e tante volte quando riescono a realizzare un canestro, ci sono momenti di gioia e di entusiasmo e soprattutto la loro autostima arriva alle stelle. Io vorrei invitare tutti quanti a partecipare a questo sport per arricchirsi i volontari e per dare ai ragazzi di quello che loro veramente hanno bisogno, realizzare le loro abilità. Grazie a voi. Questa qua, io intanto vorrei che anche Torino Siciliano, responsabile del Comitato Ibreo, possa dare anche, diciamo, il quadro completo di tutte le prestazioni che si stanno svolgendo oggi in questa giornata. Prego Torino. Buongiorno a tutti, una bellissima giornata di sport qua a Modica, grazie al grande viaggio insieme a Conad, dove la WISP è impegnata nello sport in prima battuta. Oggi abbiamo visto sulla piattaforma donata dalle Cupneus una bella dimostrazione di sport leale e bellissimo per i bambini sulla piattaforma, poi anche all'interno del nostro palazzetto dello sport qua a Modica, esibizione di danze, adesso i baschini che metteremo in atto questo bellissimo sport di integrazione e continuiamo con le danze, calcio all'interno, tanta giornata di sport e una buona vivere con me. Sì, voglio dire che è stata una bellissima giornata, sono venute diverse società sia ringraziamo le società sia di Modica anche delle zone limitrofe. Un ringraziamento va sicuramente al gestore del Palarizza di Modica, una struttura bellissima che è un fiore all'amministrazione comunale, al sindaco eccetera. Quindi ora iniziamo, ora facciamo giocare i ragazzi e poi palla in mano e si va a giocare. Grazie. Ciao a tutti, ora la parola alla palla. Vai, facciamo le palle.
Bene, questo è una piccola esibizione di Baskin, i ragazzi si stanno scaldando facendo qualche tiro a canestro e vediamo se riusciamo. Ciao ragazzi, ciao, ciao ragazzi, vi piace questo sport? Bene, lasciamoli divertire e passiamo lì dai nostri giovani atleti che si sono concessi un momento di pausa dopo le due ore di partite che si sono fatti sulla pavimentazione della Teleneus. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Basta! Ciao! Siete divertiti? Poco siamo quest'altra squadra. Ciao ragazzi, siete divertiti stamattina? Che avete fatto? Scendete, scendete, venite qua, venite qua, venite qua. Allora, vi siete divertiti stamattina? Che avete fatto? Avete... a cosa? A calcio? E chi ha vinto? Noi. Tutti. Due volte noi. Due volte? Mi sono fatto una tripletta. Abbiamo vinto il GPS e ma voi? Okay. Ma voi perché vi piace giocare a pallone? È la nostra passione. La vostra passione? Sì. Ok, come vi siete trovati stamattina qui a giocare? Molto bello. Va bene. Fra un po' andiamo in campo poi tutti a giocare. Poi ci alleniamo qua. Vi allenate qua di solito? Sì, giochiamo in casa. Ah, quindi questo è il vostro stadio. Sì. Bravissimi. Grazie a tutti ragazzi. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao.